Il basso Medioevo, ossia il periodo compreso tra i secoli XI e XIV, è caratterizzato da un grande fermento negli ambienti più diversi della vita culturale, dalle arti alle scienze, dalla filosofia alla letteratura. In quest'ultimo settore, il fermento è legato a un evento epocale. L'affiancarsi dei volgari nazionali al latino come lingue della scrittura. Benché dunque la tradizione latina resti vitale e addirittura predominante o esclusiva, come nelle cancellerie, nella chiesa, nelle università, il fenomeno di cui va sottolineata l'importanza è la nascita delle letterature nazionali in volgare. In Italia, come abbiamo detto in precedenza, le prime testimonianze scritte del volgare di tipo non letterario, come l'Indovinello Veronese, il Placito Capuano e gli affreschi della Basilica Romana di San Clemente, risalgono al periodo immediatamente precedente, compreso tra il IX e l'XI secolo. In questo intervallo temporale, però, la scrittura in volgare non è un fenomeno attestato solo in Italia, ma anche in altri paesi europei. Le lingue europee, infatti, sono nate quando i volgari si sono trasformati in strumenti per la comunicazione scritta. I primi documenti, analogamente a quelli italiani già citati, sono per lo più legati a finalità pratiche e non artistiche. Difatti, mancava la consapevolezza della dignità culturale dei volgari. La nascita delle diverse letterature nazionali coincide perciò con l'affermazione di una produzione letteraria in volgare affidata alla scrittura, il che avvenne prima nelle aree meno influenzate dalla tradizione linguistica e culturale del latino. Le prime letterature nazionali europee furono così quelle germaniche. In Inghilterra e in Germania, già attorno al 750, vennero composti due poemi epici in volgare, il Beowulf anglosassone e l'Hildebrandslied tedesco. Trattandosi di lingue germaniche, non possono però essere classificate come lingue del ceppo neolatino. Le letterature romanze nascono invece a partire dall'XI secolo. Ad elaborare per prime una loro letteratura sono nei secoli XI e XII la lingua d'Oïl e la lingua d'Oc, usate rispettivamente nella regione di Parigi e in Provenza. Le letterature spagnola e portoghese nascono nel XII secolo. In Italia, centro dell'ex impero romano, dove l'uso del latino è più radicato, i primi testi poetici in volgare siciliano, umbro e toscano vedono la luce solo all'inizio del 200. Fino al secolo X, gli intellettuali erano stati essenzialmente uomini di chiesa, ossia chierici, che scrivevano esclusivamente in latino. I loro studi erano finalizzati all'interpretazione delle sacre scritture, alla preghiera, alla predicazione e alla riflessione teologica. Anche nei secoli successivi, i chierici manterranno il predominio nel campo della produzione teologica e filosofica in latino. In concomitanza con la rinascita demografica, economica, agricola e urbana dell'anno 1000, una cultura svincolata dal monopolio ecclesiastico prende faticosamente forma all'interno della società feudale e cortese.
Questa nuova cultura, scritta in volgare ed elaborata da letterati non appartenenti al clero, cioè laici, ai temi religiosi affianca la celebrazione di valori umani e terreni, come il coraggio, l'amore, la liberalità, la lealtà. L'ambiente in cui inizialmente si sviluppa questa tematica è quello dell'aristocrazia e delle corti. Per i nobili e i funzionari che attorniano i sovrani, l'attività letteraria è un modo per celebrare i modelli di comportamento cavallereschi e cortesi, conferendo prestigio a se stessi e al proprio signore. Come abbiamo accennato, la prima fioritura della letteratura in volgare si registra in Francia attorno al 1000. In Francia, nel Medioevo, esistevano due grandi realtà linguistiche. Al centro-nord la lingua d'Oïl e a sud la lingua d'Oc, detta anche Occitano, dal nome della regione che oggi confina con la Spagna, la lingua d'Oca o Occitania, oppure Provenzale, poiché dalla Provenza, la regione più a sud-est che confina con l'Italia, provenivano molti poeti. Dalla lingua d'Oïl o antico francese deriva il francese attuale. La lingua d'Oc, invece, pur non essendo una lingua nazionale come il francese, ha dato origine a diversi dialetti che continuano ad essere parlati nella Francia meridionale. Perché si chiamano lingua d'Oc e lingua d'Oïl? Oc e Oïl non sono altro che il modo in cui in quelle lingue si esprimeva l'avverbio di affermazione sì. Oc deriva dal pronome latino hoc, questo. Oïl, in francese moderno oui, deriva invece dall'espressione latina hoc ille, sottinteso fecit. Ciò egli fece. Analogamente, nel canto 33° dell'Inferno, al verso 80, Dante chiamerà l'Italia il bel paese là dove il sì suona, la bella terra dove risuona la parola sì, che corrispondeva all'avverbio di affermazione tipico dei volgari italiani, dal latino sic est, è così. All'interno dell'area romanza furono le letterature francese e provenzale a imporsi come modelli per le scelte formali, tematiche e, seppur in misura minore, linguistiche per tutte le altre letterature europee. Le stesse letterature germaniche, dalla seconda metà dell'XI secolo, finirono con il subire l'influenza dei predominanti modelli francesi e provenzali, i quali ebbero così un ruolo decisivo nello sviluppo unitario della civiltà europea. La letteratura in lingua d'Oïl e quella in lingua d'Oc si svilupparono parallelamente per circa due secoli, con una sostanziale autonomia reciproca. La prima era prevalentemente epica e narrativa, la seconda lirica. Ricordiamo che la poesia lirica è quella di tipo soggettivo ed affettivo.